Amici di Toracanaes, oggi vi diciamo perché vale la pena venire a Taganana. Ecco amici perché vale la pena venire a fare un giro a Taganana, perché qua c'è uno spettacolo di vista. Oggi abbiamo una giornata eccezionale e qui tutta la costa di Benico è veramente incantevole. E giunti qui ragazzi, durante il nostro percorso qui a Taganana, proprio nel pueblo, abbiamo scelto Casa Bibi Imana per fermarci a fare uno spuntino e specialidades en comida casera. Allora ragazzi, una specialità che ci hanno consigliato di assaggiare, perché lo fanno così solo da questa parte dell'isola, è il pulpo frito. Ha detto che non esiste altro. Quando arrivate dopo la galleria, questo è il migliore di tutti, anche nella playa, quindi lo assaggio. Assaggia pulpo frito. Allora, com'è sto pulpito frito? Molto particolare, eh? Ci piace? Assurdo, non lo trovi. Beh ragazzi, se venite da queste parti provatelo, perché lo fanno solo da questa parte. Sì, però ragazzi, anche i funghi impanati, tanta roba. Ragazzi, abbiamo mangiato divinamente, 15 euro a testa, però ragazzi bisogna prenotare, perché è veramente è sempre pieno ragazzi, molto ma molto buono. Prima sosta, prima playa, Playa del Roque de las Boreas. Amici, prima di proseguire fino a Benico, siamo qui al Roque de las Bodegas. Playa, sabbia nera vulcanica, però c'è questo pezzettino dove puoi entrare nella roccia e arrivare fino al mare. Beh, credo che sia inutile chiedersi perché sia riserva della biosfera. E credo sia inutile anche chiedersi perché bisogna venire a fare un giro. Una sosta anche a questa splendida playa di Almasiga prima di arrivare a Playa de Benico. Laccia le scarpe, preparati che dobbiamo scendere. Cammino. Sei pronta? Pronta. Armatevi di pazienza ragazzi, perché qui c'è un bel sentiero da fare per andare giù. C'è anche il bar, prendete la bottiglietta d'acqua come ho fatto io. E via e che vanno. Si va. Ovviamente è un passaggio tutto costruito, ci sono parti in legno e parti in roccia. Amo, ma quanta gente c'è in sta playa, ma guarda che roba! C'è scritto super affollato in Google Maps. Ma c'è un fracco di gente, cioè sembra la playa più dispersa del mondo e invece è piena di gente. Esatto. Sei sicura che vogliamo scendere fino a giù? Non lo so, ci sto pensando. Non lo so ragazzi, però effettivamente qua c'è un sentierino la tutto costruito. La cosa bella ovviamente è andare sotto. Giù dalla mattina e starci tutta la giornata. Sì amore, lo so, non riuscirai a venire fino a giù. No, non è che non ci riesco, a parte che è il picco di sole proprio, che fortuna. Ma a prescindere, cioè, se vado giù, sto giù. Cioè. E allora vi porto io a vedere l'oceano da vicino. Bravo, vai. Eccoci qua ragazzi, siamo scesi fino alla fine. Ed è veramente uno spettacolo della natura, ragazzi. Merita assolutamente una vostra visita durante le vostre vacanze a Tenerife. Non state chiusi negli alberghi. Sarà pur nera la spiaggia, ma veramente, ragazzi, è uno spettacolo. Ora mi aspetta solo la risalita, ragazzi, però l'ho fatto per voi. Allora, amici, la salita mette a dura prova. Quindi armatevi di pazienza, perché salire... un bel impegno, eh. Me la sono già quasi sparata tutta. Sì, ragazzi. Vale la pena però. Anche solo per la vista. Tanta roba. Amici, una durissima prova. E io non sono scesa quasi verso la fine, ma difficile. È stato veramente impegnativo, ragazzi, però ne vale la pena, soprattutto per chi vuole venire a passare un'intera giornata. Ci sono dei ristoranti qua sopra, dei punti ristoro, prima di scendere c'è anche del parcheggio, quindi potete trovarlo. Esatto, ragazzi. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, venite a fare un giro qua. Acqua.